sacco di spunti, di riferimenti. Noi non abbiamo una sede, una così grande dotazione organica e così un gran numero di sedi a Roma, però quando abbiamo allestito lo spogliatoio e doccia abbiamo riflettuto proprio sull'aspetto della preparazione degli spostamenti in bicicletta, e conoscendo dalle analisi degli spostamenti che la percorrenza media è in andata intorno ai 21 km, è evidente che è necessario informare chi sceglie la bicicletta che fosse opportuno fare degli esercizi preparatori. L'idea era stata quella di fare un poster che, messo nello spogliatoio, dicesse quei tre movimenti essenziali prima di partire oppure quando si arriva utilizzando la bicicletta, indicarli e suggerirli all'utente del mezzo. E naturalmente questo poster deve essere validato da un'autorità competente. Noi in Ispra abbiamo, diciamo, competenze per i cambiamenti climatici, l'inquinamento dell'aria, e l'aspetto sportivo deve essere validato ovviamente da chi ne ha i titoli, però è già prevederlo e comunicarlo, è il metodo, l'approccio che conta e che noi intendiamo diffondere in questo modo. Possiamo proseguire con un ulteriore intervento per noi assolutamente prezioso, che è quello del Ministero dell'Economia e Finanze. Che credo si metta in comune nella difficoltà di lavorare in ambito pubblico, di fare delle scelte a favore della sostenibilità con rigidi budget e regole quant'altro. Però noi ce la facciamo. Ma nel nostro ministero. No, ma un po' dovunque. Allora, riprendiamo, avevo messo qua, giusto? Sì, così. Come vado avanti? Allora, apriamo per bene. Io non lo so come potete, o questo sì. La freccia, o anche il mouse. Proviamo. Qua. Avanti. No. Dove mouse? Allora, no, si è aperto in un modo che non ci piace. Perché non si chiude? Chiudiamo e vediamo. Sì. Eccoci qua. Oddio. Perché aprire vista? Un attimo. Visualizza pagina. Vista pagina. Pagina sopra. L'ho già messa. Scusate un secondo. Non riesco ad eliminare questa cosa. Strumenti. Strumenti. No, manco. Aspetta, vediamo. Come va avanti però? Avanti. Ah, lì dalla freccia, aspetta. Col mouse c'è il contatto. Certo, perché anche lui ha ragione. Anche lui ha ragione. Vediamo. Eccoci qua. Però non va avanti. Non va sulla freccina? Perché? Non risponde. Andiamo qua, vediamo che fa. Non prende il mouse. Io posso suggerire di fare con questo. Con questo. Io suggerirei, sì. Okay. Avviciniamo il mezzo. Sì. Questa è l'esperienza del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha costruito il suo percorso personalizzato alla propria identità. Buongiorno, sono Antonella Perroni, Mobility Manager della sede centrale di Via 20 Settembre del MEF di Roma. La presentazione di cui vi parlerò è circoscritta solo alla ciclabilità, anche se diciamo che l'amministrazione, soprattutto negli ultimi tempi, si è impegnata su alcuni temi della mobilità sostenibile. Però diciamo che c'è un'esperienza che viene da lontano e che ci aveva visto impegnati soprattutto sull'attività comunicativa per cercare di sviluppare una sensibilità diversa e più nuova sulla mobilità sostenibile in genere. Diciamo che adesso circoscriviamo il discorso alla ciclabilità, e l'attenzione nasce addirittura nel 2007,
perché in tempi in cui non era ancora tanto di moda la bicicletta, noi scoprimmo attraverso un questionario che avevamo distribuito su tutte le sedi del territorio di Roma e che era soltanto dedicato alla ciclabilità, che c'era stata una forte risposta. Le persone non solo avevano completato i questionari, ma avevano dato anche suggerimenti, quindi erano stati coinvolti in questa problematica, su questo tema. Un tema che vedevamo anche piuttosto lontano, perché noi siamo al centro di Roma, vicino nel luogo di scambio dei mezzi pubblici più fornito, quindi pensavamo che i nostri dipendenti fossero completamente disinteressati a questa forma di mobilità. Invece venne fuori una risposta molto alta, una sensibilità generalizzata, ma anche una risposta puntuale, un interesse teorico. Cioè alcuni dipendenti avevano dichiarato di venire già in bicicletta. Eravamo nel 2007, c'erano 8 dipendenti che venivano già in bicicletta a via 20 settembre. Quindi cominciamo a concentrarci sulla sede più grande, la gigantesca sede di via 20 settembre, dove avemmo un 21% di risposte al questionario e queste 8 biciclette censite, che allora era pari all'1,51%, che se confrontato con i dati attuali era una percentuale molto dignitosa, molto significativa. Quindi come amministrazione ci poniamo il problema di tutelare questo piccolo grande patrimonio, cercando di incrementarlo. Allora, la prima cosa che dovevamo fare è di mettere in sicurezza queste biciclette, perché i ciclisti avevano lamentato danneggiamenti, furti, perché venivano lasciate fuori dai cortili dell'amministrazione. La prima cosa quindi fu progettare un riparo per queste biciclette. E temporaneamente furono assegnati degli spazi così un po' spuri, perché per individuare un'area più grande e più bella, perché noi avevamo una scelta in testa, avevamo capito che c'era sensibilità sul tema e quindi volevamo incrementare il numero dei nostri ciclisti. Quindi ci impegniamo a cercare uno spazio più grande, uno spazio che è stato attrezzato con 30 posti, che erano ben più delle 8 biciclette. Questo spazio fu individuato nel 2011, quindi ci abbiamo pensato bene, ma fu una scelta proprio precisa, mirata. Era una superficie quadrangolare, come vedete, l'abbiamo valorizzata, gli abbiamo dato un bel aspetto, l'abbiamo recintata per interdirla agli altri mezzi di locomozione, abbiamo indicato la segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Abbiamo reso praticamente un parcheggio allettante per i ciclisti e lo abbiamo collocato nella zona vigilata, nella zona più protetta del cortile demaniale. Naturalmente per accedere a questo parcheggio occorre passare col budget, farsi identificare, o abbiamo rilasciato delle autorizzazioni ai nostri dipendenti che dichiaravano di venire in bicicletta, quindi abbiamo organizzato un piccolo ufficio che controlla queste autorizzazioni, che monitora il servizio, che controlla che siano rispettate le regole e quindi abbiamo l'autorizzazione, l'abbiamo pubblicata in internet, cioè quelle minime regole di organizzazione necessarie in una grossa amministrazione dove ci sono tante persone da gestire. E questo, quindi tutto è pronto, siamo partiti con la comunicazione che è intervenuta appunto nel 2011, quindi con una sistemazione veramente carina, allettante per i ciclisti. Questa è la news che avevamo inviato con le norme procedurali e per aprire il campo ai ciclisti. Quindi diciamo il primo obiettivo, l'individuazione di un bel parcheggio, è stato raggiunto con grande difficoltà. Nel 2014 cambia un pochino l'impostazione dell'amministrazione e si ha un cambio di passo su tutte le tematiche della mobilità sostenibile, quindi si progetta gli spogliatoi, che era un altro servizio che era richiesto dai ciclisti.
Quindi vengono individuati passare due locali vicini ai parcheggi, vengono ristrutturati, vengono allestiti, uno per le donne e uno per gli uomini. Questi sono dei particolari degli interni. Sono dei locali non tanto grandi, sono 28-30 metri quadri ciascuno, quindi sono veramente misurati, però un piccolo studio tecnico ci siamo fatti aiutare dai nostri tecnici interni, sono stati divisi bene gli spazi, ci sono tre box spogliatoi, in ogni spogliatoio armadietti, panche, servizi igienici e tutto il resto. Quindi insomma i ciclisti hanno apprezzato le strutture e stanno piano piano aumentando di numero, sicuramente. Quasi in contemporanea a questa iniziativa parte un nuovo questionario e siamo nello scorso anno di questi tempi, giugno 2015, e noi registriamo che c'è un aumento dell'interesse su tutte le forme della mobilità. Nel questionario chiedevamo anche l'opinione sul car sharing, carpooling, sui veicoli elettrici, su tutti quei filoni nuovi della mobilità sostenibile, anche per avere un'idea su dove indirizzare le nostre azioni future in modo efficace. Conoscere un po' il dato è molto importante. Quindi notiamo una risposta molto alta, il 52% delle persone rispondono ai questionari, e censiamo di nuovo le biciclette, sono diventate 44. Quindi il nostro percorso fatto di osservazione del dato, evidenziazione dell'interesse concreto, dell'esistenza di persone interessate, la dotazione di servizi adeguati ha incentivato le persone a prendere la bicicletta e a cambiare le proprie abitudini. Quindi i nostri risultati sono confortanti. In questo caso, questo metodo, poiché ha portato buoni risultati nella sede centrale, lo stiamo applicando anche sulle altre sedi, perché il questionario di cui vi ho parlato è stato diramato a tutte le altre sedi di Roma, che nel frattempo si erano ridotte a 9, comunque è una popolazione abbastanza ampia. Anche nelle altre sedi ci sono state censite biciclette, quindi il Ministero ha come programmi futuri quello di allestire aree di parcheggio adeguate alle esigenze, adeguate ai numeri delle sedi, e questi sono i progetti futuri. Nell'ultimo questionario abbiamo anche, in rapporto alle biciclette di via 20 settembre, abbiamo fatto delle analisi per capire un pochino le zone di provenienza, l'età, la possibilità che questi ciclisti venissero con altri mezzi, eccetera. Le nostre biciclette, le nostre 44 biciclette provengono prevalentemente dal territorio di Roma, dai veri municipi. Essendo noi al centro di Roma, non abbiamo una zona di provenienza di elezione, praticamente ci sono quasi tutti i municipi dentro, quindi sono un po' sparsi nel territorio. Probabilmente la maggior parte dei ciclisti proviene dal settimo e dal quinto municipio, che si trovano nella zona sud-est del tracciato comunale. I nostri ciclisti sono prevalentemente uomini, meno donne, però non mancano le donne, e sono, questo è un dato che dovrebbe farci riflettere, sono concentrati oltre i 45 anni, cioè sono le persone più anziane, la fascia più anziana. Già la nostra è una popolazione piuttosto anziana, matura, diciamo, non vogliamo matura, però i più giovani non prendono la bicicletta. Questo è un input per i mobility manager scolastici. Per quanto riguarda le distanze percorse, volevo dire che sono anche abbastanza bravi questi nostri ciclisti, perché si muovono sul territorio e fanno parecchi chilometri. C'è una buona percentuale che fa oltre i 20 chilometri a tratta, insomma ci sono poi dei casi. Sì, ci sono, il 23, la maggior parte fa tra i 5 e i 10 chilometri, il 47% a tratta, quindi si raddoppia il percorso. Però c'è una buona percentuale, il 23%, che fa oltre 10 chilometri a tratta, quindi hanno un buon allenamento. Tra l'altro vi dico che le biciclette sono prevalentemente
tradizionali, non sono neanche quelle elettriche, sono proprio, pedalano, gli piace pedalare e salutare, hanno capito, lo fanno volentieri. Quindi, e questo quindi diciamo è la situazione più o meno ad oggi. Andiamo avanti, ecco. Adesso arriviamo proprio ad oggi, che è la giornata del Bike to Work Day, e noi in occasione di questa giornata come ministero ci siamo concentrati sull'allestimento di un altro parcheggio, sempre nella sede di via 20 settembre. Il metodo ha funzionato, avevamo cominciato a vedere che nella stagione mite il parcheggio, il primo parcheggio, quello dei 30 posti, cominciava a essere un po' affollato, e allora abbiamo detto: il metodo ha funzionato, lo replichiamo, lo riapplichiamo, lo riaffermiamo, perché possiamo spingere ancora un pochino sulla ciclabilità, c'è sempre qualcuno interessato che... E quindi un nuovo parcheggio ci sembra trainante. Abbiamo, pensiamo che possa essere abbastanza e velocemente riempito anche questo secondo parcheggio, perché nel frattempo la mentalità è maturata, lo vediamo, il quadro normativo, come ci ha illustrato l'architetto, è cambiato. Noi come amministrazione abbiamo spinto sui fattori che dipendevano esclusivamente dalla nostra azione, cioè la costruzione degli spogliatoi, l'individuazione dell'area. Però probabilmente, se anche tutti gli altri soggetti terzi faranno il loro nel settore di competenza, anche gli altri fattori esterni potranno portare a uno sviluppo maggiore della ciclabilità. Intendo per esempio il miglioramento delle piste ciclabili della rete metropolitana. A noi interessa soprattutto quella metropolitana che stiamo al centro del cuore di Roma, però c'è in discussione anche il completamento del gran raccordo GRAB, il grande raccordo delle bici. Quindi se tutte queste sinergie lavorano insieme, probabilmente la ciclabilità si svilupperà ancora di più a Roma, quindi aumenteranno i ciclisti e quindi anche i nostri dipendenti forse aumenteranno. Noi siamo pronti ad accoglierli in questo secondo parcheggio, che come vedete è vicino al primo, si sviluppa in verticale, abbiamo fatto con la stessa segnaletica orizzontale verticale una piccola corsia verde di accesso, insomma, abbiamo messo delle rastrelliere molto semplici, non sono antifurto in modo particolare, però siamo nell'area vigilata del cortile, quindi abbiamo risparmiato con questo. È una scelta anche la nostra, mirata, anche se devo dire che dal giudizio di gradimento non, dei ciclisti comunque non vanno bene, perché sì, non vanno per tutte le biciclette, insomma. Però stanno in una zona protetta. Diciamo che ci sono, prima non c'erano. Ci sono. E da quando ci sono tante biciclette. Quindi la prima risposta è questa. Sì. Se no non c'è mai un punto di partenza da cui cominciare. Io vorrei volevo concludere sul metodo e dire che questo metodo lo abbiamo riaffermato. Riteniamo che non si possa replicare all'infinito, ovviamente, non è che la domanda di bicicletta non è illimitata. Cioè, riguarda un gruppo target, però, potenziale di utenti. Però considerate che la nostra popolazione è matura, non è di giovani. Quindi il fatto che ci siano stati questi incrementi negli anni, supportati dalle strutture, è un dato incoraggiante, è un dato molto positivo a nostro parere. E poi volevo dare un ultimo dato che non è contenuto nelle diapositive, un dato perché il MEF quest'anno ha provato a partecipare a quell'European Cycling Challenge 2016 e abbiamo iscritto la squadra del MEF. Devo dire che ci sono state diverse iscrizioni, ma non vi voglio parlare dei numeri, vi voglio dire che stanno pedalando con convinzione, ha scatenato l'entusiasmo la cosa. Quindi sono quei fattori psicologici, diciamo, che possono ben sostenere lo sviluppo e che io a parere personale metterei a buon titolo tra i fattori esterni che devono concorrere a un miglior sviluppo della ciclabilità. Quindi volevo riportare questa testimonianza del Ministero, che insomma si è confrontato anche con questa competizione. La dottoressa Antonella Carroni per avere